Amici carissimi del Tino Carogati, benvenuti a questa ennesima lezione del mio pianoforte leggero. Qui sulle frequenze di YouTube, come sapete, in diretta al solito, dal dormitorio di Viale Ortles a Milano. Allora, finiti i festeggiamenti di ieri per la mia centesima lezione, abbiamo fatto una piccola festicciola al dormitorio, c'erano tutti, veramente tutti, e oltre che al dormitorio mi avete veramente festeggiato alla grande su Facebook, e io ringrazio veramente tutti, siete di una gentilezza squisita, ma anche qui sul canale ho ricevuto tanti segni di apprezzamento, ve ne sono immensamente grato. Quindi oggi 101esima lezione, tutorial. Un tutorial che mi è stato gentilmente richiesto da un amico, Alessandro Comandatori, che mi ha scritto chiedendomi, tra le altre cose, anche Life on Mars di David Bowie e Bohemian Rhapsody dei Queen. Un piccolo inciso, perché questa Bohemian Rhapsody non è la prima volta che mi viene richiesta, ma come ho detto anche ad Alessandro, è un brano veramente complicato e armonicamente, a livello ritmico, non parliamone, perché continua a cambiare la ritmica del brano. E poi oltretutto è veramente molto lungo, dura 6 minuti, quindi mi ci vorrebbe un tutorial veramente di 2 ore e mezza, una cosa improponibile. Life on Mars magari la farò più avanti, come d'accordo con Alessandro. Invece oggi mi occuperò, e ringrazio per la sponsorizzazione ancora lo stesso Alessandro, mi occuperò di questa Against All Odds di quel grande che è stato e ancora è Phil Collins. Questo artista polistrumentista londinese, che oggi ha 65 anni, perché è del 51, nato appunto nei sobborghi di Londra e precocemente dedicatosi alla musica come batterista, prima che come pianista e cantante, cosa che fece poi in seguito, sapete benissimo, e come solista e con i Genesis, con i quali suonò per circa 20 anni, dal 70 al 95, di più di 20 anni. E questo brano, che è dell'84, Phil Collins lo incise autonomamente mentre era ancora con i Genesis stessi. Poi la sua storia con i Genesis non è praticamente quasi mai finita, perché si sono poi ritrovati in più di un'occasione per fare dei tour, delle apparizioni. Ma certamente lui è una figura notevole nel panorama pop rock mondiale. Perché pensate che solo lui, Paul McCartney, insieme ai Beatles, chiaramente, e anche lui da solista, e Michael Jackson, lui e questi altri due artisti sono gli unici che abbiano superato i 250 milioni di album venduti nel mondo. Credo che questo numero sia sufficiente per definire la grandezza di questo musicista, di questo uomo, che era poi anche un frontman, divenne poi il frontman dei Genesis, quindi fece anche l'attore, un personaggio poliedrico e dotato di un grande senso musicale. Credo che questa Against All Odds poi lo dimostri, perché è veramente un brano, a parer mio, stupendo. E perdonate. Come spesso accade, poi i brani non devono essere chissà di chissà quale complessità per essere belli. Vedrete che le armonie di questo brano sono tutto sommato accessibili, praticabili. Ecco, una cosa da dire, che il brano originale è in re bemolle. O do diesis, che dir si voglia, ma se lo consideriamo do diesis è ancora più difficoltoso, perché do diesis ha 7 alterazioni, quindi, ma io ho deciso autonomamente di farlo in do maggiore. Do maggiore
dista un semitono in senso ascendente rispetto al re bemolle, al do diesis, che dir si voglia, e quindi perché affrontare un brano in una tonalità difficile quando lì vicino, anche poi se la volete imparare e realizzare a livello vocale, cambia veramente poco. Anzi, la voce di Phil Collins è talmente una voce, era, perché ho sentito recentemente dei suoi live, di voce non ne ha più, oltretutto anche dei problemi alle mani, perché è stata operata una vertebra, quindi non ci sente da un orecchio, tant'è che non suona più neanche la batteria, insomma, che lui non sta facendo una vecchiaia, voglio dire, così alla grande, però insomma è ancora tra noi e canta e suona ancora. Se volete imparare questo brano per poi cantarci, probabilmente realizzandolo un semitono sotto, non è molto, ma è sempre meglio che cercare di arrivare a livello di acuti, soprattutto alla voce di Phil Collins. Non è facile, perché appunto aveva una voce notevole. Allora, vediamola questa Against All Odds, che poi significa contro ogni previsione. Allora, io ho cercato di ridurre e di stringere la telecamera così si vedono bene le mani, perché il brano tutto sommato lo possiamo suonare e realizzare con una porzione di tastiera veramente, veramente molto ridotta. Questo è il do centrale, per capirci, e noi non andremo ad occupare più di queste tre ottave, un pochino, qualche nota in più con la mano destra, ma niente, niente di diverso. Dunque, abbiate la solita pietà del mio inglese, anche perché questo brano, a livello melodico e strutturale, ritmico, non è per niente facile, per cui farò qualche puttanata e abbiate la solita la comprensione di capire un povero vecchio. Allora, vediamo, intro innanzitutto, anzi struttura del brano. Il brano è strutturato con delle strofe, sono due all'inizio, quindi c'è l'inciso, un'altra, una strofa a questo punto, e invece tre incisi, sto guardando il testo, tre incisi finali, all'inizio del brano e alla fine c'è l'intro, che andiamo subito a vedere. Brano in do maggiore, dicevo, ma la intro comincia con un'armonia di re minore settima. Ecco, questa si ripete, no, una volta sola all'inizio, della verità. Vediamola allora. Questa è la destra, Le armonie, dicevo, sono re minore e sol. Così. Praticamente che deve cantare questo. In realtà è il sì che si dovrebbe sentire, ma se andiamo a prenderlo qua c'è da fare un buon salto con la destra, quindi io direi di prendere il si insieme a re, si sente benissimo. Quindi, allora, la seconda volta andiamo a suonare queste note, in pratica questa è la melodia, ma andiamo ad arricchirla con delle altre note per rendere un po' più piena, un po' più ricca l'armonia. Ecco qua, non ve le spiego, guardate, la faccio molto lentamente. Questo do insieme al re e questo la si insieme alla re ancora. Quindi, la prima volta. E la sinistra va a fare semplicemente un re e un sol, il re lo prendiamo con l'ottava, mignolo e pollice,
E quindi sull'accordo di Sol andremo a suonare Sol e Re. Si vede bene? Sì. Quindi facciamo alternare alla nostra destra, innanzitutto andiamo giù con le nostre armonie e con la sinistra, destra e sinistra insieme. Dopo il Mi andiamo a suonare il Sol basso. E anche nella seconda parte della intro andiamo a sottolineare praticamente questo piccolo vuoto che viene a crearsi con la ripetizione del Re al basso con il mignolo. E questa è l'intro del brano. Brano che comincia in La minore, perché poi sarà l'inciso del Serinto maggiore. Allora, armonie, vediamole prima. Un La minore undicesima, lo prendiamo così, La, Mi, Sol, Do, Re. Ecco, vedete che poi io mi sposto con la sinistra, vado a prendere due Si, perché questa a seguire è un'armonia ancora di un accordo di undicesima, minore undicesima, stavolta è un Si. Quindi Si, La, Re e Mi. Andremo quindi su un Do, con la nona aggiunta, Sol, Re e Mi e Do al basso. Quindi un Re minore settimo. Magari l'accanto vado a pezzetti, per pezzetti. Diciamo che la ritmica è molto, veramente molto semplice, anzi lo stesso Phil Collins, non so se fosse lui a suonarla nel brano, ma penso proprio di sì. È proprio è sufficiente che noi andiamo ad appoggiare i quarti. Il ritmo è proprio una ballad lenta. Quindi, how can I just let you walk away? Just let you leave without the trace. Questa è la prima parte della A, diciamo, della strofa. La rifaccio. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. E andiamo avanti con le armonie, che saranno quelle di Fa, quelle di un Sol, che suoniamo mantenendo però il Fa al basso. Quindi, Si, Re, Sol nella destra e Fa nella sinistra. Manterremo il nostro Si, Re, Sol nella destra, perché spostandoci dal Fa al Mi andremo a realizzare un'armonia di Mi minore settima. Dopo il Mi settimo, un La minore settima, che vedete io proprio per abitudine prendo con quattro dita. Così se ho bisogno di arpeggiare, al solito, ho più note a disposizione. Quindi ancora un Re minore. E Sol. Qui si conclude la prima A. Allora, la rivediamo. I can never let you walk away. That you live without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. Anzi, qui non c'è il Fa quarta che ho suonato, perché in realtà c'è nella strofa seguente. Strofa seguente che è esattamente identica a quella che abbiamo appena eseguito. Quindi, rivediamo l'armonia. Abbiamo detto La minore undicesima, Si minore undicesima, Do con la nona aggiunta, Re minore settima, Fa, Sol con il Fa al basso, Mi minore settima, La minore settima, Re minore settima. Ecco, ci stiamo tutta la misura. La prima volta faremo un Sol. Magari ci fermiamo in attesa un attimino della seconda la seconda strofa, che fa How can you just walk away from me when I like and do as bad as you live?
could we share the load around the pain and even share the tears? You're the only one who really knew me at all. E questa volta sì, lo suoniamo, è il Fa con la quarta sospesa con il Do, cioè, che poi andremo a chiudere suonando il Si, la terza di Sol. So take a look at me now. E qui inizia l'inciso. Un inciso particolare perché il brano è in Do e questa è un'armonia di Do, quella con la quale l'inciso comincia. Ma nella realtà questo Do viene preso con la quinta al basso, cioè con il Sol. Andremo a suonare Sol Do Mi, oppure Sol Do Mi Sol, se lo vogliamo prendere con quattro dita. E al basso mettiamo un Sol, quindi so take a look at me now, they're just an empty space. L'accordo seguente è un Re con il Sol al basso, quindi restiamo fermi con il nostro Sol. È strano questo accordo, perché preso così non vuole dire molto armonicamente, nel senso che nome diamo a questo Re con il Sol al basso? Non possiamo essere in Re perché non possiamo essere in armonia di Sol maggiore, perché ci manca la terza. Potrebbe essere un Sol settima maggiore con la nona, la quinta, ma non c'è la terza. No, in realtà siamo in armonia di Re maggiore, ma il Sol relativamente a Re maggiore è la quarta, è l'undicesima se vogliamo, visto in accordi che presentano anche settima e nona. Quindi capite bene che un accordo, nella fattispecie Re, con la quarta al basso non significa niente. Acquisisce significato se noi invece che un Do con il Sol al basso, l'ho sentito fare peraltro in alcuni live di Phil Collins. So take a look at me now. Ecco, se noi mettiamo il nostro Do al basso, well, just an empty space. E poi facciamo seguire un Re con il Do al basso. È chiaro che questo Re a questo punto ha un significato armonico preciso. È un Re con la settima al basso. Ma siccome Phil Collins ha pensato bene, ha fatto una cosa molto, molto intelligente, ha pensato di incominciare questo inciso con un Sol al basso, bene, ha voluto mantenere questo Sol che crea una sorta di attesa, no? Perché non dà l'esatta definizione del Do. E ancor meno lo dà quando dobbiamo suonare l'armonia di Re maggiore, perché abbiamo visto, non è, sarebbe come dire un Re con la quarta al basso. Quindi in realtà l'armonia è prima di Do maggiore e quindi di Re con la settima al basso, teorica. Nella realtà lo chiameremo Re con il Sol al basso, non c'è altro modo di identificare e di nomenclare questo accordo. Quindi, so take a look at me now. Sol al basso, adesso sbagliavo, suonavo la tonica. Look at me now, where there's just an empty space and there's nothing left. Quindi la minore, left here to remind me. Un Fa, just the memory. Re minore settima, of your face. E qui suoneremo un Sol con la quarta sospesa che andremo immediatamente a chiudere. Quindi memory of your fate, take a look at me now. Siamo sul Sol perché realizziamo un Sol con la quarta sospesa e sul Sol rimaniamo perché adesso ci sarà la seconda parte dell'inciso che è identica alla prima e quindi presenterà ancora un Do con il Sol al basso. Quindi just a memory of your face, take a look at me now. Facciamo questo movimento. Sempre Sol, la prima Sol Do Re, Sol Si Re, chiudiamo la nostra quarta. E andiamo a risuonare ancora un Do con il Sol al basso.
Take a look at me now, but they're just an empty space. And you're coming back to me is again the hole and the walls I've got to face. Ecco, di diverso questo secondo inciso ha che l'ultimo sol dura due misure. Una la suoneremo con la quarta sospesa. 3, 4, 1, 2, 3, 4, e invece la seconda misura andiamo a suonare proprio una triade di sol. Riprende quindi una alta A. I wish I could make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, but they're just an empty space. And there's nothing left of me to remind me, just the memory of your face. Now take a look at me now. Un'altra volta l'inciso. 'Cause they're just an empty space. Wait for you is all I can do, and the walls I've got to face. Take a good look at me now. Qui c'è una ritmica. Take a good look at me now. Che non è facile. Take a good look at me now, 'cause I'll still be standing here, and you coming back to me is again so long, is the change I've got to take. Su questo terzo ed ultimo inciso ancora una misura in sol con la quarta sospesa. 3, 4 e un altro con il sol, e a chiudere c'è ancora la ripetizione della intro. Quindi take a look at me now. Qui rientra la voce di Phil Collins, sono le ultime parole che pronuncia. No, pronuncia questo brano, voglio dire. Non è che dopo di questo è morto, per fortuna nostra, perché è ancora tra noi. Allora, ripetiamo questa intro finale. Take a look at me now. Ecco, qui il brano finisce con questa take a look at me now, ma con questo suonato. In pratica facciamo solamente questo pezzettino di intro, di quella che è stata l'intro, e quindi anche l'out through. Queste sono le armonie con le quali si conclude il brano. Quindi eravamo sul re, quindi suoneremo un do con la nona giunta facendo cantare il sol. Dopo il do con la nona giunta, un sol con il si al basso, e quindi suoneremo sol, re, sol, si al basso, al solito. Non ripetiamo la terza. Quindi andiamo a suonare un fa con la nona giunta, quindi io prendo, non guardate le dita disgraziate perché non suono generalmente così, lo faccio per farvi vedere bene i tasti. Insieme a questo fa e do, tonica e quinta dell'accordo, io vado a mettere sol, la e do, quindi vado a realizzare proprio un fa con la nona giunta. E quindi mi sarà sufficiente come ultimo accordo sul quale termina il brano, suonare sol, re, unitamente alla destra che suonerà si e re. È una triade, quindi gioco forza, andiamo a ripetere, possiamo suonare anche l'accordo di sol qua, nel senso di fare. Aggiungiamo un sol, suoniamo due volte il si, non succede niente.
anzi due volte il re, dirò meglio. Ecco, e direi che il brano è veramente tutto qua, quindi non è niente di trascendentale, avete visto. Io adesso farei una cosa, mi sta balenando in questo momento, per rendere ancora più completo questo brano, io adesso metto in rec, suono tutto il brano, chi è stufo di vedermi può anche spegnere, perché tanto voglio dire, farò di questo suonato che vado ora a realizzare e che sarà tutto il brano, realizzerò una base MIDI che regalerò a chiunque me ne farà richiesta. Quindi spero di non sbagliare, e se sbaglio pazienza, perché per la roba gratis bisogna ciapparla anche come la vegne, la roba che non costa niente, traduco per i non meneghili, come viene viene. Andiamo, dai, la regia mi è una cosa che mi è venuta estemporanea, così. Va bene, vado, Bene, allora termina qui questo tutorial di questa bellissima canzone, veramente splendida, Against All Odds di Phil Collins. Io ringrazio tutti voi che mi siete stati ad ascoltare. Se volete, fatemi richiesta della base MIDI, ve la manderò via mail, come gentilissimo omaggio. Grazie veramente Alessandro per questa sponsorizzazione. Appena sono pronto, che ho un attimo di tempo, ti farò anche Life on Mars di David Bowie. Bene, grazie ancora a tutti di essere stati con me e un abbraccio dal Tino. Caro Gatti.